Fedez denuncia Ather per minacce a Leone. È polemica. I ricchi possono permettersi black humor, la plebe no. Il rapper ha pubblicato sui social la foto dell'atto, ma non tutti sono dalla sua parte. Una promessa è una promessa, scrive Fedez sui social, accanto alla foto della denuncia appena fatta alla polizia postale di Milano nei confronti dell'Ather che su X ha pubblicato un post di pessimo gusto sul figlio Leone. Il bambino, sabato, prima della partita Milan-Frosinone, ha accompagnato in campo Theo Hernandez, esterno rossonero. Leone, come mostrano i video pubblicati dal padre, è apparso emozionato e teso in campo. Avrebbe dovuto alzare la maglia del Frosinone e mostrare quella del Milan, come concordato con il papà prima dell'ammissione, ma l'emozione ha avuto il sopravvento. La Lega di Serie A ha evidenziato la presenza in campo del figlio di Fedez con un post su X dedicato a un accompagnatore speciale. Il messaggio è stato giudicato inopportuno da molti utenti, che hanno stigmatizzato il trattamento riservato dalla Lega solo a uno dei bambini presenti sul campo. Il peggio, però, è stato senz'altro rappresentato dai post che hanno preso di mira il figlio di Fedez e Chiara Ferragni con messaggi vergognosi, condannati dal papà. Il riferimento è in particolare a un post che mostrava Theo Hernandez e Leone con la domanda «Avete solo un proiettile? A chi sparate?» Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un c*****, però nel momento in cui toccate i miei figli, aveva detto il rapper subito dopo in un video, allora avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio. Dalle parole è passato ai fatti e ha pubblicato sui social la foto della denuncia avvenuta. L'autore del post, nel frattempo, ha cancellato tutti i suoi account. Totalmente dalla parte di Fedez nella storia della denuncia. Black humor un c*****. Sei uno sfigato sul divano di casa che pensa di poter fare il fenomeno dietro un mic e allora paghi e stai zitto, scrive uno dei tanti utenti in sostegno del rapper. Ma non tutti sono dalla sua parte. Qualcuno, infatti, fa un ragionamento più ampio, facendo notare altro. Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà. La plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor, vedi caso Orlandi, tanto nessuno li tocca. Questo è un tweet che dà il via a un acceso dibattito. E c'è anche chi rilancia, denuncia che cadrà nel vuoto in quanto il tipo non ha commesso alcun reato. In questa vicenda c'è poi un'altra questione emersa, quella dell'esposizione mediatica, da molti ritenuta eccessiva, dei figli di Fedez e Chiara Ferragni. I bimbi non andrebbero esposti, ecco poi che succede, fa notare più di qualcuno, e c'è chi ci va giù ancora più pesante. Lo sapeva benissimo strumentalizzando il figlio cosa sarebbe successo.